Allora, visto che l'altro video di ieri non se l'è inculato nessuno, ho deciso di farne subito un altro. E però parliamo di un'altra canzone di Sanremo adesso, che è pure peggio di quella di ieri, che abbiamo analizzato ieri. Allora, visto che il video non se l'è inculato nessuno, ho deciso di farne un altro, dove però parliamo di un'altra canzone, non più quella di Ultimo, ma quella di Irama. Ok? Allora, la canzone si chiama La ragazza dal cuore di latta, e ve lo giuro, è terribile. Questa, se la canzone di Ultimo sembrava un tema delle medie, questa sembra, non so, asilo. Ok? Unisci i puntini, usa il punteruolo, non lo so. Allora, la cosa terribile di questa canzone è che, vabbè, allora affronta un tema. È una canzone d'amore che vuole affrontare un tema un po' più pesante, no? Della malattia, della fragilità. Ma lo fa in una maniera terribile, ok? Cioè, credo che Holly e Benji lo affronti meglio il tema della fragilità con il tizio lì che adesso non mi ricordo, che non poteva correre perché sennò gli veniva un infarto. Ecco, è affrontata meglio in Holly e Benji. Allora, leggiamo il testo. Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Già che usi la parola fragile, cioè persona fragile. Sembra amico fragile. Vabbè. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle lì appoggiate alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile e lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché mio a volte si dimentica e non batte più. Ok, vabbè, questo che non gli funziona il cuore, va bene. Però il punto è che l'utilizzo delle parole in questa canzone è cioè no, è troppo, allora, troppo, troppo, troppo diretta. Va bene che è una canzone, cioè Irama scrive per i bambini, praticamente, ma cioè, qua è davvero una presa per il culo. Cioè, sognava di aggiustarsi dentro. No. Andiamo ad aggiustarsi dentro le palle. Dopo vediamo una canzone che affronta un tema simile, però è leggermente superiore nel modo in cui ti trasmette le cose. Perché il problema è che lui qua mi fa una descrizione usando dei termini banalissimi di una condizione, ok? Empatia per questa persona assolutamente nulla, cioè non ti dà nessuna emozione questo testo, perché ti dà la stessa emozione che ti dà leggere una lista della spesa, ok? Allora, io ho le transaminasi alte, colesterolo, mi fa male la schiena, cioè che empatia puoi avere per una persona che ti dice queste cose, ok? E dopo invece vediamo cosa dice Murubuto adesso, prendiamo subito il testo della sua canzone. La canzone si chiama Grecale, ok? Dall'album L'uomo che viaggiava nel vento. Allora, vabbè, la canzone qua parla di una ballerina, una ragazzina cieca, che diventa cieca mentre è in giovane età, no? Quindi comunque tema simile, disabilità o problemi di fragilità. Ok? Allora, a parte che se voi avete mai ascoltato questa canzone senza piangere, siete delle bestie di Satana, ipotizzo. Vabbè, è una canzone hip hop, quindi ovviamente il tema è un po' diverso, lo stile deve essere diverso, però stiamo attenti a come Murubutu utilizza le parole per descrivere il fatto che questa ragazzina diventa cieca, ok? In realtà lui lo cita solo alla fine che la bambina è cieca, per tutta la canzone è sottinteso, ok? Lei da bimba, ballerina quasi come le altre, sembra quasi che improvvisi mentre impara l'arte. Stesse scarpe bianche, guance calde, sente un buio che si espande mentre lei diventa grande, ok? Quindi lui qua non dice che sta diventando cieca, però ovviamente cioè, si intuisce, soprattutto con le parole che dice dopo. Ok? E qua c'è la parte empatica, perché non mi dice questa è una bambina che ha un campo visivo inferiore al 20%, ha diritto all'assegno di mantenimento, no? Mi dice, quindi no, problema vero, ok? A volte cade e si fa male, sente in sala le risate, sente il vento fra gli spazi che non trova più, ok? I giudizi più ingiusti, i pietismi, gli insulti, i giudizi più insulsi, i buonismi di tutti. Sogna il palco della scala fino a distruggerli, ok?
Poi va avanti, la canzone non racconta tutto, il fatto che lei riesce, poi piano piano il buio scende, non le resta scelta, la luce opaca che si spegne diventando tenebra e non c'è più il suo stile fra le altre ballerine. Cioè, allora, cioè mentre qua poi dopo Irama, adesso andando avanti nella canzone, ci tira in mezzo delle robe assurde, tipo che cioè, va bene tutto, ma questa qui che già non c'ha il cuore che non va, poi c'ha il papà che è sbronzo e la picchia, cioè nel senso... Va bene, ma sembra una serie, un serial Rai di quelli che danno in prima serata, terribile. Cioè, Heidi a confronto è allegro. Che poi vabbè, lo sto paragonando a Murbuto, che non è esattamente un tema allegro. Comunque, no, solo per dire che cioè, la differenza secondo me tra La ragazza con cuore di latta e Grecale, ma qualsiasi altra canzone che parla di disabilità, ok, di problemi, di fragilità, è che... se mi fai una lista della spesa, fa cagare. Cioè, signori Rama, questa canzone è una merda.